Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, stamattina avevo delle cose da fare, oggi pomeriggio libero, il tempo è brutto. Cosa faccio? Vado in montagna. Vado a farmi un girettino che ho già fatto svariate volte, ma questa volta qua vi porto a una strada che ho già fatto, che è una delle mie preferite. Praticamente voglio salire al Colle delle Finestre, sopra Finestrelle della zona del Pian dell'Alpe, ma passando da Meana di Susa, che è una bella stradina sterrata, non così estrema, fattibile, carina, che parte nei mezzi boschi e va a finire con le finestre. Oggi danno su molto nuvoloso, danno un po' d'arietta, non dovrebbero dar pioggia, poi se c'è la pioggia ce la prendiamo, però andiamo su che voglio fare un po' di foto, oltre a farmi un girettino così. Ho la macchina fotografica, voglio far foto, che pian piano mi sto iniziando a imparare a usarla, sto leggendo qualche libro, sto guardando qualcosa su YouTube, pian piano non diventerò mai un fotografo ma mi diverto, va bene? Adesso sono appena pulito da casa perché sono andato a prendermi l'attrezzatura in officina da me per il campeggio, questa sera voglio mangiare fuori. In più sono andato a fare gasolio, perciò ho aperto un mutuo, perché è quello che costa il gasolio. Comunque ho aperto un mutuo, adesso vado su e ci vediamo all'inizio della stacco della strada, diciamo da Meana, ok? A dopo. Ed ecco qua sulla strada per Susa, arrivate qua che c'è un bar e girate a sinistra che c'è l'indicazione per il Colle delle Finestre. Voilà, Pian del Frais, Colle delle Finestre, lo potete vedere. Per Meana di Susa dovete vedere. E si va su di là. Ok, stiamo salendo. Calcolate che la prima parte è asfalto e poi dopo un po' inizia lo sterrato, ma vi farò vedere. Vi lascerò le coordinate dell'inizio dello sterrato, almeno così potete tutti arrivare fino lì, poi da lì in poi chi magari si vuole portare dietro la bicicletta è molto bello. Allora, io questa parte qua del collo, diciamo, l'ho sempre fatta in discesa, non l'ho mai fatta in salita, infatti sono curioso, perché comunque la prospettiva cambia parecchio, perciò continuiamo ad andare avanti e ci vediamo nella piazzola dove inizia l'asfalto. Ed eccoci qua arrivati, qua inizia strada del Colle delle Finestre, inizia ad esserci lo sterrato. Qua dietro di me, come potete vedere, c'è un piazzaletto, perché poi qua l'inverno mettono i New Jersey, perché questa è chiusa. Si fa solo, mi sembra, ancora un po' di sci alpinismo e ciaspolate, ma non è battuta. Poi non sono mai venuto, però mi sembra di aver capito che non è battuta. Adesso piazziamo un po' di attacchi per la GoPro, prendiamo, andiamo su, perché comunque il tempo si sta chiudendo, ma sono molto curioso. Guardate che figata, che figata, stanno chiudendo le nuvole, ma guardate qua, bellissimo, veramente bello. Strada abbastanza semplice, devo essere sincero, qua se avete un po' di dimestichezza e avete anche solo, che ne so, un Renegade, ma anche solo una grande punta di quelle a metano, di quelle che sono un po' più alte, qua salite tranquillamente. Però divertente, veramente divertente, ma fino qua. Poi magari più in su è più rovinante, però fino qua è fattibile. Guardate qua, si apre la strada, guardate che bel pianoro che c'è qua sotto. Là penso che sia tipo una piccola malga. Guardate che bello. Fantastico. La strada continua e andiamo verso le nuvole. Guardate qua, guardate le nuvole come si muovono. Figata. Inizia a diventare brutto e qualche gocciolina, non so se si vede nel video, sul vetro c'è già. Ma noi continuiamo a salire in mezzo al bosco. No, comunque è molto bello, la strada comunque peggiora da prima, perciò se venite su con macchine tra virgolette normali, una cosa l'altra, fate occhio, però è molto molto bella. Vai che stiamo raggiungendo le nuvole. Madonna che basse che sono. No vabbè, vi faccio vedere una cosa. Guardate là sopra. Spero che il video renda. Là dietro c'è il sole che punta tutto sulle nuvole. Guardate che figata. Spettacolo. Spettacolo.
Guardate là sotto dove siamo arrivati, ancora tutto abbastanza sereno. Ancora le finestre dovrebbe essere laggiù, ma guardate qua. Quante ce ne sono. Bellissime, mi piacciono sempre. Guardate che belle. Spettacolo. E ora continuiamo. Ed ecco voi che siamo arrivati al colle delle finestre. Completamente immerso nelle nuvole. Ta-da! Beh. Ed eccoci qua proprio al colle. Macchina parcheggiata lì sotto. Un po' da questo lato qua, quello è Pian dell'Alpe. Nuvoloso. Invece da questa parte qua, da dove siamo arrivati noi. Guardate che bel tavolo. Eccoci qua, questa è la parte di Meana, che potete vedere che non si vede una ceppa. Vabbè, però ci sta. Bello, bello, bello. Speriamo che si apra un pochettino. Mi piacerebbe fare qualche foto qua. Buh, vedremo. Diciamo che la situazione sta migliorando. Quella che sentite venire su adesso, quello che vedete laggiù, è una Vespa. Epico, tutta attrezzata da viaggio. Si sta aprendo un pochettino, non che faccia miracoli, ma ci sta. Fa freschetto, però sono in maniche corte perché me la voglio godere. Sono pulito da casa che c'erano 30 gradi, fatemi godere il fresco. Le ultime parole famose prima della broncopolmonite. Quello è il fortino che avete visto nell'altro video in cui sono venuto qua a fare due passi dall'altro lato, piccolo trekking. Oggi non è giornata da trekking, oggi è giornata da cazzeggio. Ascoltate la strada che ho fatto prima. Avete visto? Adesso vi faccio vedere un po' più in su perché mi sono fermato proprio dove ci sono le piante. Allora, arrivo, eccola qua. Ecco qua. È tutta una curva, però molto bella. E da questo lato qua, là quel fortino là che vi dicevo, guardate qua, tutu, si è aperto sul Pian dell'Alpe. Quello dovrebbe essere il lago di Purier, quello che vedete là sotto. Figata. Allora, dopo aver fatto due parole con qualcuno che ho trovato qua, motociclisti, ho visto arrivare con la Vespa lì, sono andato a parlargli con quel ragazzo. Arriva da più o meno da Arquata-Scrivia, quelle zone lì. Si sta facendo un po' un giro del Piemonte, 1000 km al giorno con la Vespa. Ho detto che guida 13-14 ore al giorno e sta facendo questi passi qua. E di qua è venuto su tutto in prima. Tanto di cappello, tanto di cappello. Non so mai se vedrai sto video, ma se lo vedi, sei quello con la Vespa bianca la primavera, tanto di cappello. Chapeau. Boh, io adesso ho preso, ho fatto qualche fotina, ma qua si sta un po' chiudendo. Sinceramente pensavo ci fosse un po' più d'aria per fare qualche timelapse, invece sono abbastanza statiche. Perciò, visto che c'è il lago di Purier là sotto che sbrilluccica abbastanza, quasi quasi me ne scendo e vado un po', non al lago perché beh, dopo vedrete. Comunque vado un po' in quella zona lì, ok? Dai, inizio a scendere e ci vediamo sotto alla riva del lago. Eccoci qua, arrivati giù adesso, girate di qua e girate per questa vietta qua, via del bacino. Tanto il signore laggiù ha deciso di andare piano, noi andiamo giù di qua. Vedete il bacino là sotto? Perché è un laghetto artificiale. E qua è molto carino anche solo per un picnic, perché c'è proprio un'area picnic là sotto. O per chi ha le tende come me, o chi ha le tende normali, o chi ha un minivan. Perché camper grossi mi sembra che non passino. Adesso vi darò bene le informazioni prima che vi incastriate, perché io ci sono passato anni fa. Comunque è molto carino, è anche un po' protetto, coperto in caso di vento, ci sta. Adesso passo e poi vi faccio sapere.
Allora, il posto è questo. Guarda che vista. Lì purtroppo non c'è scritto nessuna misura, però la mia ci passa abbastanza bene. Diciamo che se avete un furgone dovete fare occhio, ma secondo me ci passate. Qua c'è questo slargo, come potete vedere, e di qua, oltre alla cartellonistica con svariati sentieri che vanno su, di lì c'è una strada sterrata che sale e vi porta più avanti, sono dei pianori, però poi alla fine vi porterà nel nulla. Vedete, percorsi cicloturistici, un sacco di cose. Cioè, qua ci sono le immondizie, diciamo, che potete lasciare il vetro, mi sembra, è indifferenziato. E di qua si scende giù, che se siete arrivati fino lì, di qua riuscite a scendere, c'è tutta un'area picnic là sotto. Adesso vi porto. Ed ecco qua, praticamente sotto la diga, dall'altro lato, c'è tutto questo, un pianoro. Anche là in fondo c'è un sacco di gente che fa campeggio qua, hanno già acchiappati parecchi. Ed è carino, come sentite, sopra c'era il vento e qua non c'è perché la diga vi copre. Oggi c'è un temporalone, no, però comunque il vento non vi copre, cioè non vi dà fastidio, eh. Guardate che bello che è. Anche solo passare, che ne so, un pomeriggio a stare tranquillo con gli amici, a fare una grigliata, o perché i bambini, qua è fantastico, che tanto nel fiume non ci possono andare. Più avanti c'è comunque la riva bassa. Bello, eh? Adesso poi staremo un po' qua. Però mi è venuta sete, sono passato al negozietto che c'è qua, mi sono preso una mena brea birozza. Vediamo se riusciamo a aprirlo così con una mano sola. Sbam, tappo, poi lo raccolgo, eh. E noi ci beviamo questa qua. Se proseguite di qua c'è una sbarra, perciò non si può andare con i mezzi. Ma c'è la passeggiatina. Infatti non ho già visti parecchi passare di qua. Voglio arrivare proprio sul sponde del lago. Mi siedo un po' lì e mi rilasso. Vedete qua sotto che sono tutte le sponde carine? Guardate che meraviglia. Che colori. Quanto è pulita. Fantastico. Boh, dopo essermi goduto quasi un tramonto, perché sono arrivate le nuvole sulle rive del lago, bevuto una birra, mi è venuta fame. Adesso prendo la macchina, quasi quasi scendo dove vi ho fatto vedere prima, e mi metto lì e mi faccio da mangiare, che mi sono portato un prodotto che ho trovato nuovo, che tanti di voi sicuramente l'avranno già usato, alla Decathlon, quelli liofilizzati in minestrona. E poi mi sono portato le piadine da pucciarci dentro, so che non è proprio crack come cosa, ma... Ovviamente mentre registro la batteria muore, ma va bene lo stesso. Comunque vi stavo dicendo, adesso sono ritornato alla macchina, prima ero laggiù, non so se riesco a farvelo vedere. Adesso prendo, carico tutto, prendo, scendo, mi trovo un posticino un po' in piano, mi preparo e mi faccio così da mangiare, perché sinceramente ho fame. Oggi ho mangiato presto pranzo e ho fame. Dai, scendiamo, scendete con me. Ed eccoci che scendiamo. Almeno così vi rendete anche l'idea di com'è la strada per scendere. Qua potete farlo veramente con qualsiasi macchina. Veramente, proprio semplice. Salire, sì, c'è un po' di pendenza, ma è fattibilissimo. Qua ve l'ho fatto vedere prima, ma io voglio andare un po' più in fondo, un po' più verso il bosco, che magari sono un po' più riparato. Molto molto carino, veramente molto molto carino. Ah, mi sono dimenticato di mettermi una cintura. Voilà. Infatti vedete che sono segni di fornelli, di qualcuno che si è fatto da mangiare. E noi adesso parcheggiamo. Ok, direi che il posticino l'ho trovato. Guardate qua,
di fianco al Fiumiciattolo, qua nel Pratone. Guarda che posto, no, è fighissimo, veramente fighissimo ed è comodissimo. E adesso prepariamo. Allora, aperto, questa qua è la mia striscia LED che ogni tanto vedete nei video e che ogni tanto perdo, perciò va bene così. Adesso vi faccio vedere. Allora, piadina, vabbè, fornelletto, pentolino, posate, questa volta me le sono ricordate. E questa qua è una zuppa vegetale, non so se si vede, una zuppa vegetale, scusate la tosse, vegetale liofilizzata dalla Folklatz. Boh, proviamola. Adesso leggo bene le istruzioni, però prima di fare cavolate. 8 minuti, non ci mette neanche tanto. Dai, vabbè, proviamola. Allora, nel frattempo ho già montato tutto. Qua bomboletta piccola, questo qua è un treppiede piccolino che devo tornare utile. Si piega e si mette la bombola, si incastra e dà un po' più stabilità, perché io 2-3 volte mi si è capottata, perciò. Comunque, sulla bustina c'è scritto di mettere 200 ml d'acqua, io l'ho messi. Ora l'accendiamo, bisogna aspettare che bolla e poi gliela versiamo dentro e vediamo come viene. Allora, l'ho appena aperta. Sì, diciamo che così, boh, non è tanto invitante, ma è da reidratare, perciò. Nel frattempo io mi sono fatto il sacchetto dell'immondizia e adesso, visto che l'acqua che ho dietro è calda, scendiamo e andiamo a mettere al fresco. Prendiamo un posto dove può stare fresca. Qua. Allora, vediamo se riusciamo a bagnarci. No. Ottimo. Voilà. Bello al fresco. E noi torniamo alla Jeep per cucinare. Non si è messo subito a bollire, adesso proviamo a versare. Però mi saranno due mani, perciò stop. Allora, una volta girata la consistenza è un po' vomitosa, vabbè, però adesso la copriamo, c'è scritto per 8 minuti e poi ce la mangiamo. Mi sono mangiato due di quelle piedine lì, ho una sete bestia, tanto adesso il minestrone è pronto, ma prima andiamo a recuperarci l'acqua. Ah, bella pannata, vuol dire che è fresca. Adesso andiamo a vedere poi com'è il minestrone. Allora, l'acqua, ok, vediamo il minestrone. Olè! Oddio, sembra, oh, il profumo è buono, il profumo è veramente buono. Boh, adesso proviamo. No, adesso proviamolo, sentiamo il gusto, eh? Il profumo è buono, l'aspetto fa schifo, però boh. Ho mangiato di peggio, non è male, eh? Sì, non è male. Molto speziato, pieno di legumi. Buono. Poi adesso l'ho fatto intiepidire un pochettino, però molto buono. Ok, ora ho smontato tutto, ho dato una passatina così alla pentola, tanto poi la lavo a casa, non c'ho niente dietro. Adesso ho ricaricato tutta la roba, faccio qualche fotina, che mi piace fare qualche fotina, che lo sapete con la macchina fotografica nuova. E poi pian piano me ne scendo tranquillo tranquillo verso casa. Tanto alla fine oggi il giro è stato un giro ad anello, perciò sono salito dalla Val Susa e scendo dalla Val Chisona. Carino, carino, carino. Poi tipo questo posto qua, beh, con le finestre, salendo una meana, non è adatto per tutti, però tipo invece questo posto qua è adatto a chiunque, potete venire veramente con qualsiasi macchina. Qua se fate un attimo occhio potete venire anche tipo con, che ne so, 500 Abarth, roba del genere, dovete fare un po' occhio, o fate due passi che è ancora meglio. Posticino molto molto carino, dai. Adesso faccio due fotine e ci rivediamo dopo mentre torno indietro, ok? Eccoci qua sulla strada del ritorno. Che dire, girettino easy, perché è un fuoristrada, una Panda 4x4, un Renegade, qualsiasi cosa.
giù al Colle delle Finestre, sono miliardi di strade che portano su, posto stupendo come sempre, miliardi di escursioni pure lì. La strada Meana a me piace un sacco, la prima parte che è asfaltata è molto stretta ed è molto tortuosa, sono un sacco di tornanti, però fattibili, niente di che, cioè e con quella strada asfaltata potete andare chiunque. In inverno mi sembra che l'avevo fatto vedere mettere quei New Jersey che c'erano, da lì in poi non si può più andare con i mezzi a motore, si può andare solo con gli sci alpinismo, ciaspole eccetera. E come avete visto lì al laghetto di Porriere c'è quella bellissima zona per chi vuole fare una gita nella Val Chisone, perché Meana è in Val Susa, questa qua Porriere è in Val Chisone, è molto bello, una domenica lì, chi si vuole magari fare una grigliatina, fate sempre attenzione ai fuochi. L'unica cosa che vi chiedo cortesemente, perché io adesso qua purtroppo non avevo i guanti perché li ho finiti, c'era il delirio in giro, cioè mozziconi, il pezzo di plastica, la carta. Vabbè, cerchiamo di non fare troppo gli animali, ok? Anzi, facciamo con gli animali, non sporchiamo. Comunque, a parte questo, spero che vi sia piaciuto anche questo video qua. Se avete consigli di strade sterrate o di posti da andare a vedere o di posti da andare a visitare, scrivetemi nei commenti che mi fa molto piacere. Sotto in descrizione troverete tutte le coordinate, perciò sia per la strada per salire che del laghetto del bacino di Porriere, in modo tale che basta che fate copia e incolla su Google Maps e trovate subito. Non vi saluto così, ma vi saluto con un piccolo timelapse. Buona visione e alla prossima.